Giova, vuol chiudere il bar, se andiamo a noi. Non c'è più interesse, non c'è più niente, non c'è più vita, non c'è più stato. Mi ravvero, e come vedete il campione del mondo trail che si ci mette in mezzo alle macchine, un funambulo miserabile, qua miserabile, ma portati dietro i mutanti, guardali. Ta da Allora, attenzione, s'il vous plaît, 3, 2, 1. Vai, spacca il culo, spacca il culo! Oh, dalla fega? Oh, pari. Dati pari, ma hai deviato un po', eh? Hai è una contrada, meno 6 birre bisogna mettere in frigo. Gli ho detto, ma se viene a piovere c'è posto dentro, metti che, ma come viene a piovere? No, metti che, no, non si sa mai. Gli ho detto, c'è posto dentro se viene a piovere, ha voglia. Allora Braia, posso dirti una cosa? Da primo viaggio con voi andiamo qua abbastanza bene, dai. Sei un po' lento, eh? Ma cazzo dici sono lento? Perché non tenere anche la telecamera, sono riuscito a prendere con l'orecchia. Zio che? No, non bene, Xander, ragazzi, andiamo piano.
È sveglio, porca è finito lo scherzo, cambiamo casa. Oh. Ah. Basta russare. Sono le 6:10. Ma perché un uomo dorme così tanto? Noi di Moto Sapiens ce lo siamo chiesti. Te scupiesti. Questo è il famoso saluto al sole. Namaste. Salve a tutti amici di Moto Sapiens Road. Stamattina ci troviamo in una landa desolata in provincia di Perugia. Per la precisione siamo a Val Fabbrica. Ma perché siamo qua? Perché? Noi di Moto Sapiens. Motivo. Perché qua, venite con noi, seguiteci. È stato trovato un reperto che ha dell'incredibile. Un rarissimo esemplare di scarabeo stercolaro. Proprio lì. Si vedono ancora evidenti i segni, vedi le tracce dello scarabeo stercolaro. Stava trasportando la sua pallina di sterco ed era diventata eccezionalmente grande per lui e probabilmente l'ha abbandonata. Ecco, infatti, eccola qua, vedete. Sono le 7:10 e dove siamo noi? Guardate cosa abbiamo. Stamattina abbiamo anche ospiti, Marco? Abbiamo ospiti. Dove è andata l'altra? Eccola qua. No, dietro, ce l'hai dietro. Ce n'è un altro. Eccola qua. Questa è piccolina. Ciao, belli. Ma che ci vuoi arrivare? Perché guardi un po' in giro. Quando si gira ci fermiamo, se non si gira si va sempre dritto. Ecco, quando c'è una deviazione c'è sempre uno si ferma, si aspetta. Se non si va subito si va da dritto, è normale. Non sa andare in moto. Adesso appena arriviamo su ci fermiamo un attimo, e dopo arrivare a Castelluccio c'è un'altra ora. Manca aperto. E manca il labbro. Che fortuna ero dietro, stavo andando verso casa. Ma che cazzo fanno questi? Facciamo così.
quelli con la giacca qua sono morti. Comunque ragazzi, per di tutti amica, andare su fuori. Perché sono andato fuori? Me, anche con me, per chi Lori per tutti amici. Chi Lori perde tutte tutti le volte che c'è Miselli succede così. Dov'è Miselli? Abbiamo perso meno male, abbiamo perso Miselli. Yuhu. No, Miselli era là. Ma tanto è male, tanto non lo usavi mica, meglio così, eh. Sì, tiralo via. Si è rotto il freno, si è saltato via. Si è saltato via il freno. Quando mi hai superato, mi allora dopo sono andato dritto. Sono andato dritto in una mezza curva. Dritto in una mezza curva. Mai andare dritto. Incredibile. Dritto in una mezza curva. È incredibile. Ma no, non guarda. No, cambia solo la leva. Bisogna cambiare la leva. Rotto il freno del freno. Ok? Incredibile. Poteva essere una strage. Bisogna usare il cambio adesso, eh. Il freno, sì, ma meno male che siamo riusciti a mantenere la traiettoria. E anche il sangue freddo. Incredibile. Potete vedere, potevano avere conseguenze disastrose. Guardate il freno, incredibile. Incredibile. Di solito si di solito vola via. Ma se troviamo invece, un meccanico invece, che non funziona, fibra di carbonio ha tenuto, ma è incredibile. No, è l'alluminio. Queste moto come possono essere così resistenti? Bisogna cambiare. Saltava via questo freno. Aspettate un attimo. Era un macello. Ti sei piegato insieme al manubrio? Sì, questo qua. Sentite? Ma questo qua con un tubo riusciamo? Sentite? Un tubo a tirarlo. Cosa si è piegato? Il semimanubrio. Il semimanubrio. Sì, qua si è un po' è incredibile. Si è piegato il semimanubrio. Cioè, ben... Cioè... Una volta sarebbe stato una strage. Oggi, invece, con le nuove tecnologie, le nuove fibre... Questo è tutto a fibra di carbonio, che permette sì che non si spezzi il pezzo in questione. Hanno un carico di sollecitazione esagerato. Se non fossero state in carbonio erano già spezzate ed era... non potevamo immaginare cosa poteva succedere. Cos'hai provato? Cos'hai provato nel momento in cui hai visto che la curva... È stata la curva che l'ho vista dritto, io stavo andando forte e non ho scalato. Aspetta. Quindi tu mi stai dicendo che hai avuto allucinazioni? Allucinazione perversa. Incredibile. La stanchezza e il caldo cosa può portare? L'alta quota può dare... L'alta quota. C'ha ragione, perché anch'io l'ho vista l'ultimo. Effettivamente, qua siamo a 1600 metri... Era rarefatta. E le curve possono diventare dritte, incredibile. Siamo ancora lontani da Colfiorito. C'è un tipo qui alle mie spalle che serve, è inquietante. È incredibile. No? Anche te vuoi il panino? No. Ci fai? Scegli il panino. Scegli un panino, posso andare? Questo è un panino col prosciutto. È un Shaolin, maestro Shaolin. Questo qui era un maestro Shaolin. Guarda che vallata, guarda che spianata. Vuoi dirci dove ci troviamo? Ci troviamo qui alle pendici del fiume. No, alle pendici del monte. Come si chiama? Monte Sibillini. Nel gruppo. Dei Monti Sibillini. Siamo qui nella spianata che è tipica dell'altopiano umbro, si chiama la spianata della fioritura. La fioritura, te lo dice per la stessa fioritura, c'è a maggio, marzo, barra maggio, aprile. E qui quanti colori si vedrebbero se oggi qua fosse? Qua c'è una rosa cromatica abbastanza ampia, diciamo da... 50-60 sfumature, tutte però sul rosso, giallo, tendenti il rosso giallo, è incredibile. Ma è incredibile. Quello che vi facciamo notare è come anche in questo periodo i colori siano molto diversi, vedete? Però io sto notando però che non c'è una pianta. Non c'è una pianta in tutta questa piana. Ma come mai? Eppure non siamo così in alto. Perché i fiori fanno morire le piante. Abbiamo scoperto nei boschi voi avete mai visto fiori? No, perché se ci fossero i fiori non ci sarebbero le piante. Quindi voi provate ad andare alle nostre colline, alle nostre montagne, il Febbio, provate ad andare sotto all'abetone, dove c'è il bosco non ci sono i fiori.
per il semplice motivo che i fiori uccidono le piante. E questa è una cosa incredibile, incredibile. Il perché uccidono le piante ve lo spiegheremo nella prossima puntata. Allora, oggi, adesso siamo qua. Adesso andiamo qua, poi tagliamo di qua, poi facciamo però così. Dobbiamo fare anche di qua. E poi andiamo in cantina. A Montefalco. A Montefalco. Il mio scudiero preferito. Dov'è l'archibugio? No, Rocca Mora. Branca Leone del Norcia. Ma io lo so. Con che giunta non lo so. Ed eccoci qua a Spoleto. Sono le ore 1:30. 13:45. Sensazioni. Calde. Calde. Perché è Don Matteo, eh? È Don Matteo. Sensazioni. Eccoci nella piazza di Spoleto. Piazza di Spagna di Spoleto. C'è freddo. Sensazioni. Sei stanco, è bello. Sì, a me sapevo di negare gli schiaffetti, eh. Sei invece di sumere, di dormire la mattina, di schiaffoletti. Invece di fare i fantasmi. Fenomeni. Dopo questo gran caldo direi che un gelato è più che meritato. Come dice l'insegna, benvenuti a Spello. Eccoci qua, siamo arrivati finalmente. Dopo aver girovagato in moto in lungo e in largo per tutta l'Umbria, ci fermiamo per visitare questo splendido paesino arroccato. Amici di Moto Sapiens Road, ci troviamo a Spello. Come potete vedere, queste sono le mura della città. Esterne. Vorremmo dirvi anche qualcosa di più su storia, storici di questo fantastico paesino, certo. Ma non siamo ancora andati su Google, ma non lo sappiamo. Non l'abbiamo studiato, non lo abbiamo studiato. Al di là dei colombi non sappiamo dire altro. Qua c'è di nuovo, se ne vuole prendere. Beh, l'ha aperto. Se è necessario, però. Allora, ci stiamo inerpicando su questa salita. Letteralmente. Sì, che sicuramente in epoca romana, chissà quante carretti, quante vighe facevano queste. Quanti asinelli. Sì, bene. Anche cavalli. E noi stiamo ripercorrendo le strade che fecero gli antichi romani. E tutto questo è incredibile. Pensate già allora, ecco, come erano in grado di lisciare, ecco, guardate come lisciavano bene la strada, non c'è una pecca, non c'è un gradino, cioè avevano un sistema di ingegneria. Aspetta, che era... Inquadra, effettivamente, guardate, non c'è una tutte, pecca. Già in epoca romana avevano già imparato la livella. Chiediamo la livella. Anche, lei signora conferma che queste piastrelle sono di epoca romana? Non lo so, amoretto mio, io sono sana. Ah, ok. Ci è venuta qua per poco. Da poco, quindi non sa che queste piastrelle sono state levigate dai romani. Fatte adesso, da poco. Ah, da non poco. Dai romani. Ah. Allora niente. Niente, allora come non detto. Tagliamo. Amici di Moto Sapiens Road, ci troviamo all'interno della chiesa di Spello. È una chiesa di recente costruzione, risale circa al 1400. Vedete, è quasi in stile gotico, quasi classico romano. Ma fammi vedere un esempio di gotico. In realtà soltanto queste volte, perché vedete quello che invece la colonna si ispira molto all'arabesco. L'arabesco. Adesso io arabesco, so no, va bene. Quasi aramaico. Credo che vada bene arabesco. Va bene.
Ma quello che molti non sanno è che durante un restauro a causa del terremoto è stato fatto un ritrovamento, un reperto che ha dell'incredibile. Pensate, si tratta di un fonte battesimale risalente al 300 d.C. E questa è la fonte battesimale che è stata ritrovata. Pensate, in questa fonte battesimale, Ataulfo, Ataulfo in catalano e successivamente latinizzato in Ataulfos, che significa nobile lupo, il re dei Visigoti ha ricevuto il battesimo nel 374 quando aveva soltanto pochi mesi di vita. Pochi mesi di vita? Sì. Incredibile! Quello però che molti non sanno è che Ataulfo, appena fu immerso nella fonte battesimale, pronunciò delle parole che lasciarono stupefatti tutti i presenti alla cerimonia, perché come fu immerso fu come se ricevette un dono dello spirito. Quando toccò lo immerso nelle sue acque, lui disse: destino beffardo. Pensate che nel 415 a Barcellona fu trafitto da Sigerico, e queste furono le sue prime e ultime parole. Ma tutto questo è veramente incredibile. Amici di Moto Sapiens Road, quella che vedete alle mie spalle è la statua di Norberto. Pensate che oggi fa così caldo, ma fa così caldo che anche la statua sembra soffrirne. Infatti, come potete vedere, si è inclinata in avanti. Ieri invece era dritta. Quello che molti non sanno di Spello è che in antichità era un paese rivale, molto rivale, con Verona. Non si capisce quali siano state, come abbia avuto tutto questo inizio, ma sta di fatto che la loro invidia gli fece costruire anche qui a Spello il balcone di Giulietta e Romeo. È identico, lo potete vedere alle mie spalle. Con certificazione. Con la certificazione. Vedete? Incredibile. Incredibile. Chissà poi perché Spello e Verona erano in contrapposizione in quei tempi, eppure, e poi così lontani, eppure era così. Eppure c'è qualcosa che... Io penso che Spello volesse entrare in una repubblica marinara e qualcuno disse: ma qui il mare non c'è. Vai a Verona. Vai a Verona a vedere che c'è. E quando andarono a Verona e scoprirono che anche a Verona non c'era il mare... Nacque il conflitto, rivalità. Sì, quindi a tutt'oggi possiamo dire che né Spello e né Verona abbiano mai fatto parte della Repubblica Marinare. E nemmeno hanno mai avuto il mare. Questo è incredibile. Incredibile. Questa che vedete al numero 34 è un appartamento famosissimo, perché qua ci abitava il soldato Carrabile. Sì, Carrabile. Carrabile. Perché Carrabile? Perché, allora, questo era il suo cognome, Carrabile, ma lui soprattutto aveva questo, che quando tutti gli altri volevano andare di marcia o camminare veloce, lui invece andava sempre al passo, e a un certo punto lo chiamarono Passo Carrabile, ed è quello che oggi ancora si tramanda di generazione in generazione. Incredibile. Purtroppo per Spello ci siamo dovuti dividere, il gruppo si è diviso, Nicola ha dovuto fare un tagliando già programmato da tempo. Giustamente qua. Qua. Perché si spendeva 10 euro in meno. Esatto. Mentre gli altri non se la sono sentita di affrontare l'avventura. L'avventura e soprattutto la salita per arrivare a Spello. Certo. Quindi ci siamo divisi, ma li ritroviamo qua, in questo momento. Ed eccoli qua i vitellozzi. Le balene schiacciate. Ecco i nostri cinghialotti che si riposano dopo un viaggio estenuante, eh? Giubbo, bravo! No, che io stavo guardando, imbecille, Dio povero! Hai fatto scasinare! Ti ha riparato la moto? Sì,
ma però bisogna cancellare tutto il pezzo della moto, perché la moto è a posto e non c'è niente. Non c'è niente. Allora, cancella tutto. Cancelliamo. Dai, vai. Dai. Allora, vai. Che tuo faccio di testa? Un carpiato. No, carpiato che mi vado a spaccare. Vabbè, allora di testa, ma fatto bene. Sì, però non mi consumare tutta. Vai. Voto? Voto? Voto. Sei. Incredibile. Palla di lardo! Che cazzo ci fai? C'è il mio ostacolo! Sfidante, non il voto. Adesso ci vuole uno sfidante. Vai, vai, vai. Dai, super, bravo. Vai. No, bravo. Senza ricorso, Senza ricorso. Ti faccio anche... No, sta fermo che vai a sturlare. Vai a sturlare. Ti facevo all'indietro di testa. Miglior tuffatore. Vai. Miglior tuffatore, dai, noi diamo il punteggio. 8 diamo diamo un punteggio, dai. Vai. Secondo me è meglio. L'ho perso! Bravo, 9 decimi. Neanche uno schizzo, Neanche uno schizzo. Perché è importante. Gli sprichi. Quattro e mezzo. Hai spanciato, Hai spanciato di brutto, sei spanciato. Vai a giocare con i bambini. Ma che cazzo era? Parla di nardo! Che cazzo ci fai nella mia piscina? Sei entrato prima con la pancia e poi con la testa, sembravi un frisbee. Fammelo fare a te che ti metto il di culo. Ma così. Sai quando tirano i sassi sull'acqua che fanno così? Uguale. Guarda. Senza spruzzi. Bello. 9 decimi, quasi 10. Io per me è 10. Lo smido. Gollum. Un po'. C'hai sempre le 9. 9, bravo. C'hai sempre i piedi dietro che è flash. Sì. Però mi bravo. Allora scarichiamo i dati. Scarichiamo i dati della giornata. Accendiamo il tonton. Non tradisce mai le attese. Beh, quasi mai, perché a Spello non hai fatto anche una bella figura. Guarda che c'era il cartello Spello, si è fermato e ha detto no, mi dici di tornare indietro. Oh, ma c'è il cartello lì. C'entro. Sì, sì. Oh, magari che cambi la foto. Io cavolo, ma io non spaccato. È incredibile, ha smesso di russare. Miso. C'è da fare il risveglio del sole. Sì, adesso lo reggo. Preparalo. Dio vacca, l'ho preso al volo. Fabri. C'è da fare il risveglio del sole. Il risveglio del sole. Funziona, ha smesso di russare. Oh, che bello che sei. Ecco tutti i tuoi colori, manca il blu. Dai, andiamo.
Dai Giubbo, vieni a carezzare Giubbo, dai. Vieni qua Giubbo, dai una lisciata, dai. Sai che quando ho fatto le prove allergiche mi hanno trovato che sono allergico al pelo del cane. Ma anche altre tante altre cose. Vuoi farci una dichiarazione prima di partire per tornare? Vabbè. Devo dire che l'esperienza bellissima, compagnia intrigante, interessante e molto coinvolgente. Sopra il bottone. Ma zio cacche, l'Umbria è bellissima. Ma calda. Niente, una qua, ma zio cacche, porca di mezza troia. Altro che deserto, del sale, del cane. Qui ci siamo fatti veramente la bollitura della Madonna. Una meritata colazione al mattino. Qua, col casco. Portalo qua. È partito con il capo da tarda. Dai, la giornata può solo migliorare. Perché? Okay. Ma no, i radiatori, che cazzo, gli altri. Ah, insomma, anche il coi crepolini. Aiuto Mattia. I moschettieri. E cosi? Ah, i sbandieratori. Ci sono anche gli sbandieratori, c'è proprio un coso lì sotto dove fa. Cavalieri, nel 1500 avevano questo moschettieri. Ma sì, dai, cassi, come il tuo sì. Copricasco. È il mio copricasco. Ah. infatti io l'ho comprato a Todd il copricasco. Sei sicuro di quello che stai mettendo qua dentro? Sì. È successo che mette il cannone dentro alla moto. Pino pino, guarda, pino pino. Senta, è arrivato vuoto. Ci troviamo a Castiglione del Lago. Qua ci sono passati i romani, perché qua, qua è un lastricato dai romani sicuramente. Adesso chiediamo alla popolazione autoctona per essere sicuri, perché dopo l'ultima esperienza non siamo più sicuri di niente. Allora, questa è una fontana che probabilmente ospitava al suo centro una statua di un bambino, il bambino che pisciava nella fontana. Non c'è più questa fontana, è stata trafugata dall'ultima invasione degli ottomani avvenuta nel 1584 dopo Cristo ovviamente. Come vedete qui ci sono ancora i segni dello scalpellamento della base di questa fontana ed è qui che probabilmente è successo un fatto molto misterioso che vi racconteremo più tardi. Siamo arrivati ad Orvieto, queste sono le mura della città. Siamo molto meno provati di ieri, anche se la giornata è ancora lunga. Marco, tieni su dalla parte. Sì, perché c'è troppa salita. Dai, che arrivo, aspetta. Lì. Oh, ma bellissimo, ragazzi, spinge. No, senza spingere. Vai. Dai, concia il sole. Bravo. Due panini quando arriviamo su. Dai, Giubbo, dai. Tu sei un atleta, sei stato un atleta. Stanno già aspettando i ragazzini. Bravo, Alberto, guarda lì. Guarda, Alberto. Giubbo. Giubbo qua si spiana, intanto mi spiano anch'io una. Tu ti spiaggi? Posso spianare anch'io? Non sono di
teschi. Guarda, io volevo questo. No, no. So che la misura come se la faccio. Com'è? Piccolina e alta. Ha le mani, boh. Una salsiccia? No, salsiccia no. Io voglio. Perché se c'hai le mani un po' più. Allora, guarda, uno che va tantissimo è questo qui, la doppia mano, perché è un po' più lungo e da donna è un po' più carino. No, ma lei gli piacciono i teschi, eh? La doppia mano e i teschi. Quanto viene? Questo viene 22, se no sta tutto intorno ai 25. A Santa. Però già rompete i coglioni che volete fare di qua, volete fare di là. C'è sempre una speranza, c'è sempre una. Sì, sì, che, sai qual è la speranza? È lì. La protesi. La protesi. Lo speranza può esserci anche. La speranza è la protesi. Comunque sono separati alla nascita. Dovrebbe diventare campione di handball. Ma, ma ascolta, Marchetti, ma le tue gambe erano separate dalla nascita? Sì. Anche quando giocavi nei Ranger? Anche quando giocavo, è per quello che ho fatto due gol a metà campo. Uno ai Ranger e uno con. Marco, vorrei chiederti una cosa. Sì, dimmi. Ma si può dire che Claudio è claudicante? Si può dire. Penso che sia una cosa plausibile, anzi, molto azzeccata. Qualcosa mi dice che il capo guida si è perso. Berto non viene l'ora. Berto non viene? Secondo me no. Ma è venuto fino lì, poi dopo non viene. Conto comitiva effettuato, grande. Prossima volta in Val d'Aosta. È stata bella la tua trovata però, eh. Cioè, allora, 5 costa 25 euro, 6 21, eravamo in 5 e mi ha detto, ascolti, ci faccio un biglietto a vuoto. Ma per come? Per nessuno. Piuttosto le regaliamo al primo che arriva. Certo. E lei cosa ti ha risposto? Non vedo, non sento. Non vedo, non sento. Yeah. Yeah, labbro. Nei meandri, nelle profondi, nelle viscere. San Patrizio. Papa, sono la difesa San dai resti che necchi, loro hanno scogitato quella cosa. Senti come dita. Allora, vedete qui ci sono le scale che si incrociano, no? Sì. Io ho paura, Nelle viscere. Io no. Che sto facendo un traccio. L'importante è che posso dire con una telecamera con cosa. Qua si va giù, raga. C'è già dell'umidità, Sono 240. Quanti 240? Ho fatto la foto là, perché sono tutte là. Ci sono le persone là sotto, Rifugiato dormire. Vuoi una vocale? Per salvarsi, dai, ricarico mica come fai, devo girare. Si deve salvare dal sacco dei lastichenecchi. Tutto qua, dica, voi non sapete un cazzo, voi delle puttanate. Amici di. C'è una bella raccolta di soldi. Qua. Moto Sapiens. Road. Siamo arrivati al fondo, abbiamo toccato il fondo di San Patrizio, il che non è una cosa già scontata, perché quando uno non ha fondo, non riesce a riempire un buco, il detto è che comunque poi c'è San Patrizio, vuol dire che tocchi nel fondo. Ma noi ci siamo arrivati. Questa è la passerella che congiunge il canale, cioè l'eclisse A dall'eclisse B. L'eclisse B gira esattamente in sovrapposizione all'altra. Ma questo perché? Perché quando fu costruito questo pozzo, in che periodo è stato fatto? C'era Papa Gregorio, suppongo. Papa Gregorio. Quello che costruì il pozzo, quando arrivò in fondo, a forza di girare, perse l'orientamento.
Cioè, e praticamente allora, guarda, giunto qua, i lavori sono terminati nel 1537 avanti Cristo, che voi non sapete. Il consulente deve stare lì. Quando ha finito di scavare, ha fatto fare una piroletta a chi aveva scavato, ha perso l'orientamento e non ha continuato, non è risalito dall'altra parte, ha continuato a scavare ma dalla parte opposta, sotto quella che aveva già scavato. Ma questo è incredibile. 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 Cioè, tutto questo semplicemente perché un uomo ha perso l'orientamento. Allora, ora, questo pozzo racchiude un segreto che adesso andiamo a svelare. Sì, ma anche se non mi tieni per male, lo svegliamo. Attenzione, perché è molto pericoloso. Attenzione, perché qui è molto pericoloso. È facile perdere i sensi. Soprattutto il cellulare. Se. Aspetta, bella. Siamo sotto al livello della terra di almeno 70 metri. E qui l'ossigeno scarseggia. Scarseggia. Stiamo già avendo un po' di allucinazioni. Comunque cercheremo di portare a termine questo servizio. Vedete tutte queste monete? Ah, sono sesterzi. E infatti tesoro è quello di San Patrizio. Sì. Nessuno mai è riuscito a raccogliere tutte queste monete, perché la leggenda narra che come tocchi l'acqua ti trasformi in un asinello. Asinelli che portavano sull'acqua proprio nel momento in cui l'hanno costruito. Incredibile. E lo chiamarono queste monete, le chiamarono sesterzi, perché lui andava sempre dallo stesso lato, no? A un certo punto dicono, ma sesterzi, torniamo anche su. Bravo. Fresco come le rose. Sempre più freschi. Grazie Fabri. Prego. Vorrei comunque un applauso. Fatevi, facciamoci un applauso, perché non è. Vacanze Piemonte! Perché non è stato facile. Non è da tutto. E vorrei ringraziarti però, perché ci hai messo in mano non tanto per quella merda che abbiamo visto, ma per la prova di coraggio che ci hai fatto fare. Grazie. Io di questo ti sarò. Francamente non pensavo di tornare in 5, in 6, ma almeno in 3. Ma almeno in 3. 3 le avevo dati per spacciare, però ce l'avete fatta. Bravi ragazzi, bravi. Gruppo Vacanze Piemonte può ripartire. Obiettivo raggiunto! Assaggiamo il vino che c'ha. Di Foligno. Quanto ti devi? Buono. Allora la grappa viene 20. C'ha sempre proprio la graspa. Buono. È incredibile questo. Siamo arrivati all'ultima sera, domani ripartiremo.
Domani si riparte, si ritorna a casa. Le tre giornate sono state particolarmente belle. Vedete adesso qui alle mie spalle è arrivata anche Berto. Guarda che sono dovuto andare là a porta. Non lì, ci stavi insultando, eh? No, non ci stavi insultando. No, tacitamente ci insultava. Ci prendeva per il culo. Adesso basta. Un'altra terminologia. Mi muovo in prima persona. Ci umiliava. No, ci umiliava. Con il suo 500 cc. Ti manca. Io vado fino a Perugia, ma questo qua davanti non ci sta, cazzo. Vai, vai. Vai, palla di nardo! Cazzo! Muoviti! Dai, scendi nel mio cazzo, sta così! Dai! Non ti non devi mollare! Dai! Te ne torni a casa, eh! Lascia stare il mio cazzo, lo spacco! Molto, molto male! Debito, un debito! Fermati a mangiare in questo ristorantino tipico umbro, vero? Che si chiama? Don Diego della Fuente. Vedete gli occhietti che sembrano più... gli occhietti sono stanchi. Sono stanchi. Però diciamo che l'esperienza è stata bella, dai. E quindi... Il problema è stanotte. Quando arrivano i fantasmi. La luna ci porterà. Fortuna, la luna. C'è un trasferimento lungo. Eh? Comunque già sono al secondo giorno, rimaniamo a casa, rimaniamo solo quelli che fatto di Giovanni, fatto tutti. Hai fatto la strada eroica con no, i vecchi bambini? Infatti, il secondo giorno li mandiamo a casa. A casa. Allora. Chi è che adesso fa una bella scorreggia per chiudere in bellezza? Il primo, il fiore di zucca con la colla. Il risveglio del sole. Abbiamo un imprevisto tecnico. Sempre a me, tutti te, sempre a me. Ieri di gara tardi.
No, le tiriamo giù e poi o le leghiamo tutte e due qua o una e una. E che questa cosa ci farà perdere nella tabella di marcia almeno un quarto d'ora, ma anche di più. Yes, I am. Questo sarà un grosso. Con la moto non ci va d'accordo. Oh, yeah. Prima la staffa, poi le borse, adesso chissà che cosa. No, da quando ho comprato queste borse? Da quando ho comprato queste borse? Ma che cazzo ha montato questa moto? Non c'è il parafango. Quando si compra le borse ci vuole il telaio. Allora siamo arrivati alla fine di questa breve ma intensa vacanza. Quasi alla fine. Mancano 400 km alla fine. Siamo in partenza per rientrare alla base, ma vogliamo fare un rapporto di questi giorni, cosa? È ancora un po' troppo presto per fare un bilancio della riuscita di questa spedizione. Ci sono ancora troppe varianti, troppe incognite. Troppe incognite, troppe variabili, troppe pedine messe non al suo posto. Probabilmente la partita si vincerà, ma c'è stato un dispendio di pedoni ma esagerato. Allora siamo rientrati. Il viaggio è stato spossante, ma neanche più di tanto. Più che altro il traffico, che era un traffico. Però come potete vedere non ci siamo tutti. Perché come dice il nostro motto, il motto del motto del Moto Sapiens Road, è: se vieni via con noi va bene, se vai via anche con degli altri fa lo stesso. L'importante però è che parti. Quindi se vogliamo fare una chiusura del nostro capitano, la chiusura del viaggio. In che senso? Una chiusura. Beh, tu hai detto non allucinate il rientro, ma direi che è stato abbastanza. La prossima volta, se il prossimo anno andiamo via, vieni con un'altra moto però, eh. Però mettiti il cariolino. 5 passi sempre con questa. Coltellaio. Coltellaio sul gemelle da porta. Ragazzi. Ciao. Ah, il telaio. Siamo solo il telaio della moto. Alla salute. Alla salute. Alla salute. Forse non hai capito bene il gioco.